Diceva Doriana, c'è la crisi, la state attraversando da già da diverso tempo, però giustamente cercare di promuovere e conservare le vostre particolarità, in particolare in questo settore. Sicuramente per noi è una priorità, continuare a valorizzare quelle che sono le eccellenze della moda, quello che è l'impegno delle nostre sartorie, le case d'abbigliamento locali che danno tanto valore nel lavoro quotidiano. Tanto impegno per cercare di migliorarsi ogni giorno, di innovarsi in un momento in cui sicuramente non è facile, in un 2024 dove purtroppo le peggiori aspettative si stanno sviluppando sotto certi punti di vista. Dopo gli anni Covid, con la ripresa dei finanziamenti, con i tassi che si sono alzati, molte imprese anche sulla scia della guerra Russia-Ucraina purtroppo hanno pagato dazio a questo aspetto. Ad oggi una delle situazioni che più però ci fa ben sperare, anche con un discorso di calo anche dell'export anche abbastanza importante, è che comunque si mantengono gli investimenti e che comunque gli artigiani stanno dando tutto per cercare di far sì che al momento in cui ci si dovrà trovare pronti anche per fornire le grandi case, sono pronti. Questa è la cosa che a noi dà sempre più stimolo per rappresentarli, per cercare di portare avanti bene anche quella che è la loro mission, legata anche a quello che è un principio base che loro da sempre sviluppano in maniera maggiore ogni anno, che è quello della qualità. E quindi questa è un'arma imprescindibile. Al riguardo sicuramente già ci siamo fatti sentire per gli strumenti che servono, come il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, come il rifinanziamento anche attraverso gli enti bilaterali e dei sostegni per un settore che sicuramente è una delle principali, una delle vie principali per riconoscerci in tutto il mondo nel nostro paese. Grazie.